Il canale di voce del Polybrut, la sua struttura di sintesi, è in parte imparentata con quella del Matrix Brut, ma ha delle cose abbastanza particolari. Di fondo, l'intera architettura dello strumento prevede la possibilità di personalizzare tanti parametri, quasi sempre segnalati da interruttori di pannello. Ciò vuol dire che nel menu Settings, che sarebbe raggiungibile e gestibile da display usando una intricata architettura di menu contestuali sequenziati uno con l'altro, è comunque possibile velocizzare le cose tenendo premuto tasto Settings e lavorando con combinazioni di tasti di tipo diverso per raggiungere direttamente le pagine. Allora, qual è la filosofia? Ogni volta, o quasi ogni volta, che c'è un comando a interruttore, premendo quell'interruttore assieme a Settings si raggiungerà una pagina che permette di modificare il funzionamento del parametro stesso. Un sistema molto comodo se ci si prende pratica, oppure può essere una sorta di vaso di Pandora all'interno del quale poi trova posto una parte significativa del modo di personalizzare lo strumento. Di base, in questo momento abbiamo chiamato un preset, stiamo lavorando nel modo preset perché il tastone acceso in viola indica che la matrice è usata per recuperare le programmazioni fatte in precedenza, quali che esse siano. Ci siamo spostati su un suono default brutto, triste, spianato semplicemente, e siamo pronti per cominciare a vedere come funziona l'apparecchio. Ci stanno vendendo per ciascuna voce due oscillatori e un noise, ma tutto quanto quello che si vede è in realtà personalizzabile e, ovviamente, come con tutte le macchine che hanno un comportamento gestito attraverso potenziometri di pannello, la posizione fisica del comando non è detto corrisponda al valore di parametro che noi stiamo ascoltando, per cui c'è una fase nella quale bisogna riportare lo strumento alla, come dire, equivalenza tra quello che si sente e quello che si vede. Di default il percorso è questo: i due oscillatori e il noise, cioè le tre sorgenti audio, entrano dentro un mixer che ne permette lo smistamento verso uno o l'altro o tutti e due i filtri. I filtri sono Steiner e Ladder, i classici filtri, quindi di tipo transistor Ladder più o meno cupo a seconda delle implementazioni, con la altrettanto classica perdita delle basse quando si va poi ad aggiungere la resonance, e l'ormai classico filtro Steiner rimesso in piedi da Arturia, che permette un comportamento configurabile in passa basso, passa alto, passa banda, eccetera. Avendo due filtri a disposizione è ovvio che li si può gestire in parallelo o in serie, quindi lavorando in questo senso oppure da qui entrando in quest'altro. Poi si va in un amplificatore che non ha riscontro sul pannello comandi. Questa roba è messa sotto controllo di tre generatori di inviluppo abbastanza particolari e di tre LFO, realisticamente tre inviluppi, tre LFO, e l'insieme di questo suono così elaborato finisce dentro un modulatore corto, quindi chorus, flanger, phaser, eccetera, una linea di ritardo e un riverbero di eccellente qualità. Il suono reso stereo può essere stretto o allargato sul fronte di presentazione e va fuori verso le casse. Ma in aggiunta a questo, anticipo, poi vedremo, ciascuna delle sei voci può essere programmata su un livello timbrico A o un livello timbrico B, che sono completamente indipendenti e possono essere raggiunti spostando il comando di morph. Cioè la filosofia è: non ho solo questo suono o questo suono, ma passo fluidamente da uno all'altro alternando quindi regolazioni che possono non avere nulla in comune tra loro. Su questo gioco del morph si basa poi la possibilità di ottenere diversi comportamenti bitimbrici classici, tipo layer, split o differenziazione tra comportamento di sequenza e comportamento melodico ottenuto sulla tastiera. Il sistema è molto flessibile, chiaramente richiede rispetto e attitudine al, non al comando, ma attitudine al controllo dei parametri, consapevole, perché altrimenti molte cose finiscono per sfuggire. Siamo con il suono di default tragico, anzi lo richiamiamo e lo spianiamo in modo da non avere alcun tipo di aggancio a operazioni precedenti.
cominciamo a studiare quello che succede con le diverse sorgenti sonore occupandoci dell'oscillatore. Quando fisicamente i comandi sono a zero, non si sente nulla, apriamo il suono del primo oscillatore nel mixer, che per ora sta andando solo dentro questo filtro. La prima cosa da tenere presente è che sembra esserci poca dinamica e poco livello, perché il level di uscita del filter di default viene posizionato così, e invece a noi conviene aprirlo un pochino di più. È solo un oscillatore, quello che stiamo ascoltando, studiamoci cosa può fare. Può essere regolato in frequenza, ovviamente, e la scelta delle forme d'onda è variabile tra la rampa oppure la triangolare. Questo mixaggio delle due forme d'onda è poi sottoposto a un altro mixaggio con l'onda quadra, che a sua volta ha completamente dedicato il comando di simmetria variabile. Tutto quanto quello che è a pannello sotto forma di potenziometro può essere eletto a destinazione di modulazione, quindi può essere controllato a distanza. Sync 2 su 1 significa che, quale che sia l'intonazione di questo oscillatore, la si può sottoporre a hard sync usando 2 come master. Questa roba arriva al segnale di controllo del volume e poi passa avanti verso il filtro. Però c'è un livello di controllo, di personalizzazione, che è raggiungibile attraverso display. Da adesso in poi l'attività sullo strumento si divide tra ciò che c'è fisicamente presente sul pannello e ciò che si nasconde dentro ai settings di display. Ad esempio, il classico metallizer di Arturia, cioè il ripiegamento della forma d'onda triangolare, che noi possiamo gestire a livello di ascolto in questo modo, è personalizzabile in maniera tale da essere applicato solo alla triangolare o a qualsiasi forma d'onda. Come si fa? Si entra nei settings, si sceglie il menu voice, che si raggiunge con il tasto numero 1, e nel menu voice è possibile personalizzare gli oscillatori, gli inviluppi, l'LFO o l'allocazione delle voci, cioè la gestione di rotate, polifonia, eccetera, eccetera. Chiamiamo VCO e occupiamoci del modo metallizer, che è caratteristico del primo oscillatore. Lo raggiungiamo col tasto numero 3. La scelta è se avere il comportamento legacy, tradizionale, Arturia, quindi solo sull'onda triangolare, per cui la quadra o la rampa non sono influenzate, oppure il modo level, nel quale tutte le forme d'onda vanno a finire nel metallizzatore, compresa anche l'onda quadra. E quindi, quale che sia il mixaggio delle forme d'onda che stiamo attivando, sarà sempre possibile controllarle attraverso metallizzatore. Torniamo indietro di livello, ripremendo settings, e scopriamo che, ad esempio, è possibile controllare non solo l'accuratezza del pitch, cioè la tenuta più o meno moderna del sistema, o diciamo far sbragare il circuito come se fosse una macchina più vintage, ma anche controllare un comando che ha, diciamo così, apparentemente meno importanza adesso, ovvero la possibilità di personalizzare l'escursione del comando tune e la subordinazione di un'eventuale modulazione ricevuta su tune a una quantizzazione. Questo significa che se io mando una triangolare lenta al controllo di frequenza, potrò ottenere un fluido spostamento, appunto, su e giù come la triangolare, o potrò quantizzare quel comportamento secondo una serie di gradini specificabili in questi 8 modi: ottave, quinte, nona minore, nona maggiore, cromatico, continuo, eccetera. In questa fase, quale che sia il comportamento che scelgo, io non avrò mai modifiche da questo punto di vista, perché questa cosa la sentirò solo quando mi deciderò a prendere un oscillatore a bassa frequenza e buttarlo, ad esempio, al controllo di intonazione. Come si fa a sopravvivere in questo caso? A seconda delle nostre attitudini, si attacca alla porta USB un cavo, si va sull'editor gratuito e si vede tutto a schermo. Meraviglioso. Oppure ci si comincia a mettere l'elmetto da minatore e si scende in profondità nei menu raggiungendo le singole condizioni. Per ora rimaniamo congelati con questa cosa e ricordiamoci che poi è possibile controllare, appunto, questo tipo di comportamento. Passiamo al secondo oscillatore. Chiudiamo il primo, ascoltiamo il secondo. Molte cose sono in comune. Il comportamento di scelta della forma d'onda è
ovviamente lo stesso, non ci facciamo fregare graficamente dal fatto che il comando è su posizione onda quadra, richiamando il preset, il default, questo fisicamente è su quadra, ma noi ascoltiamo questa posizione, per cui abbiamo il consueto, la miscela tra rampa e triangolare, con la possibilità di aggiungere un suboscillatore. Questo suboscillatore a sua volta può essere personalizzato perché può lavorare in crossfade uccidendo, sostituendosi al suono delle forme d'onda in intonazione originale. Oppure, settings, VCO, può lavorare sub-level mode, menu numero 5, in maniera level, cioè si può sommare al suono degli oscillatori. Personalmente preferisco questa opzione, dà più peso, però non è obbligatorio come tipo di comportamento. Ricordiamoci che è possibile fare questa cosa. La simmetria dell'onda quadra lavora allo stesso modo di ciò che abbiamo visto nell'altro oscillatore. Il comando che è impaginato qui serve a dire questo modulante controlla questo portante, cioè la quantità di FM in banda audio che viene assegnata all'oscillatore 1 che noi abbiamo visto prima. Allora mettiamoci nella condizione di studiare questo comando. Spegniamo l'ascolto dell'oscillatore 2, apriamo 1 facendogli fare semplicemente una triangolare, mettiamo la triangolare anche qui e adesso, usando un termine FM-ese, andiamo a dare indici di modulazione da questo a quest'altro. E quello che succede è un bel comportamento sbarattolato, perché siamo ovviamente in un contesto di FM esponenziale. Scegliendo una forma d'onda più complessa nel modulante, il suono diventa ancora più caotico, quindi c'è possibilità di avere molto, molto corpo all'interno del proprio sistema. Se poi questo deve diventare suono, è chiaro che mi servirà più sustain e più release sull'amplificazione e magari, perché no, un po' di chorus e magari anche un pochino di ribattute, un po' di riverbero e un'apertura stereo. Per cui si parte da un comportamento semplice e poi dopo progressivamente lo si rende più potente. Tolgo gli effetti perché ci arriveremo dopo. Tolgo l'FM, stringo l'apertura stereo, verificare la differenza. Molto aperto, meno aperto, diciamo dual mono. Eccoci qua. Altra considerazione importante. Di solito nella tecnica polifonica si va a differenziare la scordatura applicabile al secondo oscillatore nei confronti del primo. Qui anche questo parametro di tune del secondo oscillatore è sottoposto a una possibile personalizzazione. La raggiungiamo attraverso il menu Settings, quindi premiamo Settings, si sceglie Voice, si va su VCO, ma questa volta quello che ci interessa è VCO 2, Tune Modulation, perché è possibile scegliere per questo comando un'escursione pari a un semitono, 7 semitoni, 12 o 24 semitoni. Cosa cambia? Se io decido di lavorare con un solo semitono, i due oscillatori che ascolto fare due rampe potranno essere controllati in detune in maniera molto fluida, molto sensibile, però chiaramente non mi potrò allontanare molto. Allora potrebbe essere più comodo lavorare display applicando più o meno 7 semitoni al parametro e in questo caso comunque è prevista la possibilità di fare lento detune. Quello che cambia a livello tecnico è la scala di, diciamo, l'escursione del comando tune del secondo oscillatore. A un certo punto mi potrebbe far comodo allontanare di una o due ottave il secondo oscillatore dal primo. È chiaro che se voglio lavorare a ottave di distanza,
è probabile che non mi servirà più avere qui la massima escursione per fare il detune, il battimento. E allora il parametro diventa automaticamente quantizzato in semitoni e questo mi permette di scegliere con precisione l'intervallo che voglio avere. Stessa cosa se vado su 24 semitoni, perché anche in questo caso non avrebbe senso pretendere 24 semitoni di escursione e dettaglio al centesimo di semitono. Diciamo che in questa maniera, ed è molto furba come implementazione, si risparmia il comando fine tune oltre al comando coarse. Le due regolazioni, grossolana e raffinata, sono selezionabili all'interno dello stesso sistema, il che non è male. Per pigrizia riportiamo il comportamento sui 7 semitoni di default. Occupiamoci dell'altra sorgente sonora, che è il noise, cioè la possibilità, chiudiamo oscillatore 1, chiudiamo oscillatore 2, di ascoltare un rumore gestibile in colore. Quindi bassa frequenza, rosa, bianco, che poi vedremo può essere usato come sorgente di modulazione ai danni della frequenza di taglio del secondo filtro. Avrete notato che abbiamo precedentemente chiuso il livello dei due oscillatori abbassando il volume. In realtà c'è anche un altro modo per uccidere velocemente le sorgenti sonore, e cioè spegnere i LED che, come nel Matrix Brut, il modello precedente, indirizzano il suono verso il primo filtro arancione Steiner, il secondo filtro verde Ladder, tutti e due i filtri poi personalizzabili in serio e in parallelo, oppure niente. Non c'è suono. Questo poteva essere un altro sistema, però diciamo che si può anche andare tranquillamente, semplicemente con il volume, senza perdersi nella navigazione dei routing. Così come il noise può controllare la frequenza di taglio del filtro ladder, il segnale audio prodotto dall'oscillatore 2 può diventare sorgente di modulazione per il filtro 1 Steiner. È il momento quindi di cominciare a parlare dei filtri. Dentro il Polybrut, come nel precedente Matrix Brut, esistono i due filtri Steiner e Ladder che possono essere utilizzati in serie o in parallelo. Ovviamente, come tradizione, per studiare e per concentrarci sul funzionamento dei filtri, dovremo preoccuparci di fornire loro una sorgente sufficientemente motivata. Per cui in questo momento abbiamo messo due rampe un pochino scordate, niente noise, e abbiamo predisposto la possibilità di mandare questo mappazzone di suono tanto sul filtro di sopra quanto sul filtro di sotto. Ciascun filtro è dotato di un controllo di livello che permette di regolare l'uscita, per cui se questi stanno a zero non si sente nulla, ovviamente, e in questa maniera si può decidere se ascoltare questo o quest'altro, o tutti e due assieme. Partiamo dal comportamento Steiner, attiviamo il suono di Steiner, siamo in modo parallelo, per cui siamo certi che la doppia illuminazione delle sorgenti corrisponderà effettivamente alla disponibilità di due filtraggi nello stesso momento. Il comportamento di filtro Steiner è ormai un classico di Arturia, permette di scegliere il modo passabasso piuttosto che passa alto, oppure passa banda, andando a evidenziare poi tutta una serie di interessanti combinazioni intermedie che garantiscono un altro livello di personalizzazione. Teniamoci sul passa basso, è un 12 dB ottava, quindi empiricamente è meno cupo del ladder classico, regolabile in resonance. Può raggiungere l'autooscillazione, vedremo dopo. Il segnale filtrato passa attraverso il fattore di brutalizzazione, cioè un ricircolo che ne permette poi un comportamento molto estremo, ma non così estremo come era ad esempio nel vecchio Matrix Brut. Per quale motivo? Perché un polifonico che vada in distorsione assoluta risulterebbe poco utilizzabile proprio nella condotta della polifonia. Per cui diciamo che se quello che vi serve poi è un suono iperaggressivo, ipermodulato e basato tutto sull'interazione di saturazione, eccetera, eccetera, ancora una volta il Matrix Brut ha il suo perché, nonostante oggi sia affiancato da un modello polifonico. Il livello di uscita
ovviamente è questo, e finalmente raggiungiamo la possibilità per il filtro Steiner di essere controllato dall'envelope generator. Questa volta l'envelope generator, se non si prendono provvedimenti sulla matrice, è 1 per tutti e due i filtri, regolabile con gli amount indipendenti. Poi vedremo come e dove sarà possibile modificare il comportamento dell'envelope stesso, specialmente nei confronti della velocity, che all'inizio è un punto critico da capire nell'implementazione polybrut. Comunque, questo envelope è completamente assegnato alla frequenza di taglio e mi permette di ottenere tutte le possibili articolazioni più o meno letargiche, progressive, eccetera, eccetera. Da subito vediamo come anche l'amplificatore ha un proprio envelope dedicato. Ok, per cui fino a qui è tutto normale, però attenzione, qui ci sono cose che vanno studiate, ci arriviamo tra un attimo. Adesso questo è il suono a disposizione dentro al sistema Steiner. Lo lasciamo su passabasso, lo archiviamo temporaneamente spegnendolo, per cui non raggiunge più l'uscita, ok? E siamo invece pronti a studiare questo, soltanto questo. Per cui abbiamo la conferma che i segnali stiano anche andando al filtro verde ladder, che è più aggressivo, è più cattivo, è un 24 dB solamente passabasso, non ci sono più i modi selezionabili come nel Matrix Brute, ce ne faremo una ragione. Lo mettiamo sotto controllo dello stesso inviluppo, per cui tra l'altro è già possibile fare dei piccoli paragoni tra il 12 Steiner e il 24 Ladder a livello di bolsiness, di cattiveria del suono. C'è una distorsione che non può essere ancora una volta indecente come quella dei sistemi monofonici, perché altrimenti suonando un accordo non si capirebbe più nulla. Ma adesso quello che diventa importante è la possibilità di usare i due filtri in parallelo, come in questo caso, per cui sento due trattamenti diversi, magari diversi e simultanei, oppure lavorare in serie. Quando lavoro in serie, fateci caso, da qui non esce più nulla, anche se ufficialmente il segnale è collegato a tutti e due, perché questa regolazione dice chiuderò tutta questa uscita e il suono sarà raggiungibile solo da qui. A questo punto, a questa uscita, io avrò il comportamento simultaneo di questo e questo. Per cui tecnicamente sto usando un passa alto a meno 12 dB ottava e un passa basso a meno 24, un filtro asimmetrico che gestisce in maniera differente la tenuta sulle basse e la tenuta sulle acute. Sono sotto controllo dello stesso envelope, potrebbero lavorare con polarità inversa o potrebbero lavorare sotto due inviluppi diversi, perché qui giace nascosto un terzo modulation envelope che può essere collegato come si vuole attraverso matrice, ma ci arriveremo tra un attimo. Segnalo una cosa abbastanza importante, che è un punto, come dire, di prestigio della costruzione dello strumento, cioè finché noi lavoriamo in maniera normale sotto controllo dell'inviluppo, usiamo la resonance come semplice comportamento di caratterizzazione timbrico, però tutti i musicisti elettronici sanno che una resonance messa al massimo può fischiare, può produrre suono anche in assenza di sorgenti sonoro. E in questo punto noi abbiamo due resonance indipendenti che sono sotto controllo delle due frequenze di taglio oppure dell'unico keyboard tracking. E allora l'idea è uno strumento alla volta, un filtro alla volta, vediamo come funziona in polifonia il comportamento di resonance attivato sotto controllo completo del keyboard tracking e accordato con grossolanamente la manopola di cutoff. Diciamo che questa è una regolazione di base, portiamola sotto controllo di tastiera,
si rende conto? Saliamo più su di frequenza in modo che sia più chiaro. Le sei voci analogiche, i sei filtri analogici ladder con la resonance al massimo tracciano, che è una bellezza il keyboard tracking, e permettono di suonare in polifonia. Fatelo con un altro polifonico e vedrete che una voce manda a quel paese l'altra, perché è difficilissimo, tecnicamente molto difficile, tenere in passo N frequenze di taglio sotto lo stesso keyboard tracking. Questo è il comportamento meno 24 dB, per cui adesso salutiamo la resonance di questo filtro, possiamo anche lasciarla aperta, basta chiudere il livello, e studiamoci quest'altra. Chiaramente il valore di frequenza di taglio è diverso, quindi vado a orecchio, il sistema c'è, un pochino più su, disclaimer, come dicono quelli bravi, dentro al menu settings c'è un'ampia procedura per tarare gli oscillatori, le simmetrie delle onde quadre, i livelli dei VCA, le frequenze di taglio dei filtro, l'accuratezza delle resonance, cioè tutto il sistema analogico è sottoposto a una routine che lo rimette in passo. La macchina è accesa da un'ora e qualcosa per lo shooting di questo esaltante video, però senza aver fatto taratura o altro, suona che è una spada, cioè tiene l'intonazione di tastiera in maniera molto accurata, sicuramente superiore a quella di tante altre apparecchiature polifoniche. Ovvio che se apro le due resonance assieme, devo ricordarmi di cercare di raggiungere la stessa frequenza con i due comandi cutoff, e questo non è garantito. Due resonance diverse che tracciano in polifonia la tastiera. Oppure, accordiamole per quinte. Ditelo agli amici, stai suonando due resonance accordate per quinte di due filtri sotto controllo keyboard tracking in polifonia. Adesso ricordiamoci che il segnale audio prodotto dall'oscillatore 2 colpisce questo cutoff e il noise colpisce questo cutoff. Per cui salutiamo la quinta. Ok, facciamo astrazione del battimento. Ok, e diamo il comportamento di modulazione violento, selvaggio, di questa forma d'onda, con questa accordatura, con questi ammenicoli generato dall'oscillatore 2, ai danni FM esponenziale della frequenza di taglio. Sto ancora una volta lavorando soltanto con la resonance del filtro, per cui dai con la modulazione, dai con lo stereo e con gli effetti. Normalmente io sto lavorando solo con... La cosa è abbastanza violenta. Ascoltiamo questa resonance di questo filtro, è rimasto riverbero, chi se ne frega, sotto controllo eventuale del noise. In base al colore del noise ho una turbolenza più spostata sulle basse oppure un comportamento più compatto. Giochi che si facevano col vecchio Mini Moog. Per cui la sezione filtri è promossa a pieni voti. Segnaliamo un'altra cosa abbastanza importante. Riaccendiamo gli oscillatori, rimettiamo un po' di envelope e togliamo un po' di resonance. Togliamo gli effetti, cosa ci importa adesso? Stiamo sentendo i due filtri che agiscono in parallelo.
Potrei aver trovato miracolosamente una regolazione tra le due frequenze di taglio che mi funziona come interazione di suono. Poi adesso il produttore mi dice: guarda, vorrei tutto un po' più aperto, un po' più chiuso. Senza mettersi a lavorare sulle due manopole simultaneamente, con il master cutoff io sposto tutti e due mantenendo l'intervallo che c'è, la distanza che c'è tra i due sistemi, in un senso o nell'altro. Questo comando e questo comando sono encoder, cioè non hanno fine, girano all'infinito, per cui semplicemente spostandoli si sottrae o si aggiunge valore, comodissimi. Stiamo ascoltando il suono dei due filtri assieme, in parallelo. Adesso, per ragionare sulle personalizzazioni degli inviluppi, rinunciamo al filtro Steiner e torniamo tradizionali, con la coda tra le gambe, a usare soltanto il filtro ladder. Dobbiamo studiare come lavora questo envelope generator. Riduco un pochino l'apertura stereo per evitare il pump-out estremo delle voci. Questo inviluppo banalmente è un attack, decay, sustain e release, ma ci sono diverse cose. Intanto, è possibile subordinarlo alla dinamica di tastiera a patto di fare i compiti a casa nei confronti delle regolazioni di settings. Sono entrato dentro i settings, ho a che fare con i parametri di voce, quindi il menu è voice, ma non ho più niente a che vedere con i VCO, bensì lavoro con gli envelope. Ci sono tre envelope, mi devo occupare di modo operativo e curve. Il modo operativo relativo alla dinamica di tastiera, ovviamente, per il VCF envelope, il VCA envelope o il MOD, il modulation envelope. Le esperienze le facciamo soltanto sull'inviluppo del filtro, perché di fatto il modulation envelope ha semplicemente un delay iniziale invece della subordinazione alla key velocity, quindi tanti saluti. Lavoriamo con la subordinazione di dinamica per l'inviluppo del filtro. In questo momento non c'è, per cui dando le gomitate o dando degli spolverii sui tasti non succede niente. Attenzione, se ci si limita ad aprire questo, l'esperienza non è particolarmente esaltante, perché proprio la possibilità di personalizzare il comportamento può essere più gradevole se invece di avere solo l'amount dell'inviluppo si va anche su amount e time. Chiaramente entriamo nelle opinioni personali, però la scelta 2, amount più time natural piuttosto che shorten o extend, permette di avere un maggior... rispetto a quello che si avrebbe semplicemente cambiando l'intensità dell'inviluppo. Però c'è un altro pezzo di display che dice ripetizioni, ovvero la possibilità di avere questa curva ADSR sottoposta a nessuna ripetizione in modo singolo, classico, oppure soltanto due ripetizioni che si sommano con tutti quanti i tempi possibili e immaginabili, quindi bisogna aspettare che finisca il release, ci vorranno degli anni, eccola, oppure tre ripetizioni, oppure ripetizioni al loop, quindi infinito. È come avere sei oscillatori a bassa frequenza. Da subito, a differenza di altre strutture, diciamo che questa condizione di loop non è sincronizzabile su un BPM, per cui serve a effetti estemporanei o a comportamenti molto West Coast. Però pretendere di mandarlo sui quarti significa che bisogna invece spostare la propria attenzione sul comportamento di oscillatore a bassa frequenza. In ogni caso, quello che si fa su questo inviluppo è duplicato anche sull'inviluppo di livello e, a prescindere dal delay iniziale, duplicabile anche sul modulation envelope. C'è un'altra caratteristica che può essere utile recuperare, cioè la possibilità di variare le curve, ovvero il comportamento di attack e decay.
il comportamento default, che è quello che viene selezionato in partenza nello strumento, è sufficientemente buono. Però si potrebbe scegliere comportamento quick e comportamento percussivo per un attacco più veloce e una caduta ancora più percussiva, più, come dire, deformata a livello esponenziale. A scelta è su display, per cui si può agire indifferentemente da quelle che sono le impostazioni di fabbrica, si porta lo strumento dove si vuole. Abbiamo visto come gli inviluppi possano controllare parametri macroscopici come la frequenza di taglio, la stessa cosa può essere applicata nei confronti dei generatori di modulazione ciclica nativi, cioè LFO1, LFO2 e LFO3. Partiamo dalla fine. Il terzo LFO è diverso perché può diventare anche envelope e ha le classiche opzioni di simmetria e curvatura che fanno molto West Coast. O in maniera meno antica fanno molto virtual analog di Nord Europa. Però avremo modo di verificarlo. Adesso per sentirli in funzione ci scegliamo il primo LFO e decidiamo di mandarlo sul filtro. Togliamo l'inviluppo, per cui stiamo così, lavoriamo soltanto con il filtro di sotto, il ladder. In assenza di inviluppo, la frequenza di taglio rimane statica. Dobbiamo imparare un pezzettino di strumento in più prima di studiarci l'LFO, che significa entrare temporaneamente nella matrice di modulazione per collegare effettivamente LFO1 al controllo di frequenza di taglio del filtro ladder. Si fa in questo modo. Si preme il tasto MOD, si controlla sul display quale delle 8 più 8 più 8 più 8 possibili destinazioni siano libere e poi si accoppia la prima utile delle destinazioni libere al parametro che si vuole controllare. Ad esempio, 1 è pitch global, 2 è VCA, 3 è voice pan, li lasciamo così come stanno, ma 4 che è libero, voglio assegnarlo, cioè questa colonna verticale, voglio assegnarla a cutoff del filtro ladder. Premo 4 e spippolo e giro il comando cutoff. Il display si aggiorna. Adesso io so che qualunque interruttore accenderò lungo l'allineamento verticale della colonna 4 attiverà una di queste 12 sorgenti mandandola ad aprire, a modulare, la frequenza di taglio. Voglio mandarci LFO1, ho creato il collegamento, adesso devo dargli amount. Ed ecco, eccomi pronto per studiare il comportamento di modulazione ciclica ottenuta attraverso LFO1. Posso rimanere qui dentro, posso tornare dove stavo, ormai il gioco è fatto, e adesso ho diverse forme d'onda. Con la possibilità di lavorare tanto in velocità, come dire, locale, quanto sottosincrono. E allora a quel punto questo diventa un valore ritmico elaborato o sul 120 del BPM nativo del Polybrut, o sul sync che ricevo dalla porta analogica, quindi 24 PPQ in stile Roland o quello che si vuole, o sulla porta MIDI o sulla porta USB. Una meraviglia. Questo mi va in battuta ai quarti. Se io adesso attivo il delay, che vado a sincronizzare come settings e delay, mi scelgo un comportamento a ottavi puntati, chiamo quindi dotted e poi scelgo 8 dotted e ho al volo la possibilità di automatizzare questa cosa. Segnaliamo una cosa: in questo momento l'LFO1 è in modo mono, per cui qualunque cosa io faccia sulla tastiera, arpeggio, flam o imprecisione esecutiva, comunque il ciclo della modulazione ritmica è unico e perfettamente allineato, perché di fatto c'è un solo LFO che si porta a spasso i 4 o 6 filtri. Ma se chiamo Poly, arriva Quasimodo che porta Esmeralda sul campanile, perché ogni voce ha il proprio LFO indipendente. A meno che io poi non vada anche a dargli il retrig, quindi potrò creare degli effetti ritmici diversi. Se non voglio gli effetti ritmici diversi, ritorno a mono. E tanti saluti. Adesso però togliamoci lo sfizio di capire qual è la differenza tra l'F1 e l'FO3, ma prima verifichiamo se per caso nel
menu del display non c'è qualche opzione che ci permette di, come dire, personalizzare questo comportamento. Si va in settings, va sempre dentro il menu voice, ma questa volta il nostro oggetto con cui dobbiamo fare i conti è l'FO. E scopriamo che ci sono delle opzioni per l'FO 1, il 2 e il 3 relativi a Global Retrig e Sync Division. Sync Division è raggiungibile anche cliccando direttamente sul tasto Sync e tenendolo premuto. Quello che ci interessa potrebbe essere Global e Retrig. Possiamo decidere se lo strumento appunto risponde a livello di LFO a un triggeraggio mono o meno, e poi soprattutto se l'uscita è unipolare o bipolare. Un LFO bipolare applicato alla frequenza di taglio chiude e apre. Un LFO unipolare apre soltanto. Quindi scegliamo quello che ci fa più gioco. Quindi, ancora una volta, occorre ricordarci che ci sono altre cose rispetto a quelle che sono comunque disegnate sul pannello. Spostiamoci verso l'LFO3 sostituendolo come sorgente di modulazione sempre ai danni della frequenza di taglio. Si torna in matrice, si identifica il collegamento LFO1 verso l'adder cutoff, spegniamo il comportamento, non c'è più, e accendiamo LFO3 verso l'adder cutoff, gli diamo escursione. Per ora è tutto normale come prima, ma abbiamo già delle piccole differenze. Per apprezzarle rallento un pochino, esco da questa grafica, non mi serve. C'è un comportamento di simmetria che è lo stesso del modulation generator, ad esempio, dell'MS20 Korg. Comportamento percussivo, comportamento simmetrico, comportamento di sola apertura. Su questo si decide poi se avere linearità, comportamento logaritmico o comportamento esponenziale. Già questo è abbastanza interessante, ci sono le solite opzioni di sincronizzazione, ma qui succedono cose importanti. Questo comportamento di questo tipo percussivo potrebbe essere singolo. Per cui praticamente questo LFO fa un ciclo e si ferma. Di fatto abbiamo 4 envelope generator. C'è una curvatura, per cui posso velocizzarlo attraverso caduta esponenziale o rallentarlo apparentemente attraverso deformazione contraria, ottenermi lineare. Notare la velocità è sempre quella, però la pronuncia cambia. Oppure si può decidere che questo comportamento ciclico sarà scalato per il ciclo di modulazione di LFO1, nel quale scelgo una lenta triangolare e adesso questo viene aperto e chiuso lentamente dal ciclo di modulazione impartito da questa onda triangolare. Per cui ci sono un sacco di simpatici giochi che possono essere fatti, considerando 6 LFO se mandiamo questi a ripetizione loop, oppure 4 inviluppi se mandiamo questo a comportamento one shot singolo. Come nel Matrix Brute, anche qui è possibile configurare questi interruttori per gestire sorgenti e destinazioni di modulazione. Rispetto però al Matrix Brute, ogni destinazione è personalizzabile, quindi indirizzabile a discrezione dell'utente, quindi è tutto molto più flessibile. Facciamo qualche esempio semplice, l'abbiamo visto anche prima. Voglio aprire il filtro, che in questo momento è soltanto il ladder e non ha inviluppo. Voglio aprirlo con l'aftertouch, per cui devo identificare il ladder cutoff, o magari potrei fare un'altra cosa, voglio modulare il master cutoff, quindi chiamo, clic su 4, master cutoff, ho sostituito la destinazione e adesso apro la sorgente aftertouch sul comportamento della frequenza di taglio. Ho creato il collegamento, do escursioni in un senso o nell'altro, apro in questo modo e ho la possibilità
di gestire questo tipo di comportamento. Non è tutto, si possono fare modulazioni di modulazioni, cioè gestire con una sorgente di modulazione le mount di un'altra sorgente di modulazione. Spegniamo questa cosa che non ci serve più, supponiamo che questo suono, lo apro un po' di più, abbia l'LFO sul cutoff, quindi l'LFO 1 va su cutoff con una velocità un pochino più, significativa, ok? Però io voglio questo effetto wap wap, in vero assai triste ma non ha importanza, soltanto quando spingo con l'aftertouch. Allora la procedura è questa: torno qui su questa modulazione e metto a zero il livello previsto per il controllo, per cui il controllo è attivato e l'F1 va su master cutoff, ma non sta modulando. E dico che questa modulazione è la destinazione, eccoci qua, così, clicco su 5 che è una vuota e clicco anche su questo, lo rifaccio con due mani per chiarezza, clicco su 5, scelgo destinazione teorica 5 e dico è questo, o se preferite scelgo 6 dico è questo, ok? Questa qui poi dopo la butterò via in un altro momento, e adesso manderò l'aftertouch sulla colonna 6 che controlla questo amount. Aftertouch qui, mettendolo significativo. Se non spingo, l'LFO non passa. Se spingo, l'LFO 1 precedentemente agganciato a cutoff arriva finalmente a colpire il cutoff master. Quindi la tecnica mi permette di moltiplicare un aftertouch per l'LFO e avere poi un risultato finale. Dentro Polybrut c'è una sezione effetti che è articolata su tre processori emulati digitalmente, quindi con maggiore escursione di comportamento, che offrono modulazione, delay e riverbero. È possibile mandare completamente in bypass la struttura o decidere di lavorare in insert o in send, laddove la modulazione è sempre in insert. I comandi di pannello maggiormente percepibili sono di fatto i ritorni di delay e riverbero, mentre invece la modulazione è regolabile in intensità. L'architettura è sempre quella, si offrono due algoritmi molto consueti come tipo di uso, chorus e phaser, BBD e ping pong, all e plate, e si offre una terza posizione alternativa che accede al display permettendo di scegliere uno di 8 o 7 o quanti si vuole algoritmi selezionabili. Chorus, oppure phaser, oppure uno di questi, ad esempio anche beat crusher o downsampling. O quello che si preferisce. Togliamo resonance. E stessa cosa sul delay. Può essere impiegato in modalità ping pong, quindi alternato sulle due orecchie, oppure accedere a altri algoritmi. E segnalo l'algoritmo di Carl Plustrong, è abbastanza pericoloso perché porta il delay a diventare molto corto e molto sottoposto a feedback, con la possibilità di essere controllato. Per poi raggiungere con filtering oppure vera e propria modellazione pseudofisica, buttandogli un impulso molto corto che lo vada a far risuonare. Non è abbastanza preciso, e non è previsto per questo uso, da poter poi emulare la corda pizzicata, però insomma ci si può comunque giocare per ottenere risultati interessanti. Allo stesso modo, salutiamo il delay, il riverbero può essere elaborato in un tempo indecente con la scelta di algoritmi particolari, c'è anche un riverbero a molle, oppure comportamenti più sognanti. Non vi fate fregare mentre sotto rimane lo shimmer river. Non vi fate fregare dall'apparente limitazione dei parametri, perché su display, raggiungibile attraverso menu settings, è possibile andare menu out a raccogliere parametri, settings di delay e di riverbero che non hanno un riscontro sul pannello. Quindi c'è altra roba sotto al cofano che può essere controllata. Ovviamente è tutto memorizzabile e in buona parte
tutto è controllabile attraverso modulazione. La superficie di comando del Polybrute è piena di comandi, di controlli, e ci sono rotelle, morfe, ribbon controller e tante cosette che possono essere utilizzate per personalizzare il funzionamento dell'apparecchio. Siamo su un default tragico, privo di qualunque valore, diciamo così, estetico. Mettiamo un minimo di inviluppo, doppio oscillatore appena scordato, lasciamolo così. La modulation wheel può fare una di queste cose. Potrebbe essere utilizzata soltanto in matrice, quindi non succede nulla quando la spostiamo perché il suo segnale di controllo raggiunge soltanto la sorgente, una delle sorgenti che poi mandiamo dentro matrice, oppure può gestire direttamente la frequenza di taglio, oppure ancora regolare il vibrato attivando l'ampiezza di un LFO dedicato, appunto si chiama vibrato, che vive dentro al display, è raggiungibile soltanto da display, ma che in questo caso ci permette, non è poco, di lasciare liberi i tre LFO di pannello per fare altre cose. E quindi è molto pratico. Oppure ancora può essere usato per attivare invece l'escursione, l'ampiezza di controllo che esce da LFO1. Quasi sempre lo si lascia cinicamente su vibrato e in questo modo un gioco è fatto. Altra caratteristica, il morfè, questo oggetto che è qui, che può essere controllato, guardare sul display in base allo spostamento asse Y, asse X o pressione asse Z, può controllare e quindi gestire tre flussi diversi di informazione, può lavorare come semplice sorgente dentro la matrice e quindi poi essere smistato dove si vuole, oppure essere dedicato direttamente a spice, oppure gate e velocity regolarizzabili, oppure ancora rimbalzi, soltanto dentro arpeggio e sequencer, oppure lavorare sul morph. Quest'ultima condizione se la lasciamo da parte. Concentriamoci sulla possibilità di usare questo aggeggio, che ripeto ha tre valori, X, Y e Z, pressione, nei confronti ad esempio di un arpeggio. Facciamoci un suono che possa andare bene per essere arpeggiato velocemente con un minimo di senso. Attiviamo l'arpeggio. Mettiamoci magari una time division un pochino meno convulsa. Ottavi, un pochino appena appena di release, eccoci, andiamo in hold così abbiamo le mani libere. Adesso il nostro morfè, il nostro controller, può fare rimbalzi premendo, oppure può fare spicing, cioè può rendere piccante, può variare la dinamica, che chiaramente bisogna attivare nei confronti del suono, o il gate velocizzando, accorciando. Diamogli anche un simpatico delay. Ancora, l'altro controller che non si vede mai ma c'è, è questo, cioè la possibilità di lavorare con un ribbon. È nascosto qui sotto al legno, ha uno zero centrale e può essere assegnato a quello che si vuole. Cominciamo a studiarlo velocissimamente. Si va in matrice di modulazione, si sceglie ribbon e lo si manda dove si vuole, però magari non abbiamo la destinazione già pronta, e allora con la tecnica che già si è vista si sceglie una possibile route, un percorso di destinazione, lo si accoppia a master cutoff, e adesso si dice con il ribbon voglio aprire il filtro, o lo voglio chiudere, mettiamo più sustain. In questo modo
Questa superficie diventa un controllo che poi può essere gestibile e personalizzabile, ad esempio andando a controllare Expression Control. Andiamo direttamente sul menu 3, vediamo Ribbon Mode, i modi del ribbon che sono Tap, dove tocco Succede, oppure Hold. È rimasto memorizzato in questa posizione, o in questa, o in questa, oppure in scansione, per cui viene letto e poi si torna normale, oppure in scansione ancora più lenta. La stessa scelta, tap, hold, eccetera, è attivabile anche per il Morphe che è presente qui sul pannello comandi.